Ora compiamo l'ultimo passo, l'ultimo passaggio del percorso di questa prima sessione, così come è stata pensata, e torniamo a riprendere in mano uno degli elementi particolari legati alla figura di Giuseppe. Ne sono stati toccati approfonditi diversi. E quello della seduzione da parte della moglie di Potifar, l'elemento della figura di Giuseppe come uomo politico. Ora prendiamo in mano invece l'elemento della interpretazione dei sogni. Ecco, è un altro elemento qualificante della figura di Giuseppe. Sappiamo che nella scrittura Giuseppe non è il solo ad avere questo dono di interpretare i sogni. Altra figura importante del Primo Testamento è Daniele. Vogliamo quindi mettere a confronto queste due figure per coglierne le analogie, ma anche vederne le differenze. Abbiamo affidato questo compito al professor Piero Stefani, che attualmente è docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano, visiting professor presso il nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, qui di Rimini e della diocesi di San Marino Montefeltro. Non è certamente un personaggio sconosciuto a tanti di voi che siete collegati. E fa parte da anni del SAE, Segretariato delle Attività Ecumeniche, è membro del Comitato Scientifico del Notiziario di Biblia, questa associazione laica di cultura cattolica, e la sua bibliografia è davvero cospicua. Ecco, potete immaginare tra libri pubblicati, contributi a convegni o raccolte di saggi, introduzione e cure editoriali, collaborazioni con riviste, al suo attivo anche la partecipazione a una trasmissione radiofonica di Radio 3, Uomini e Profeti. A me piace ricordare anche l'amicizia con Sergio Quinzio, che lo ha iniziato agli studi biblici, e il pensiero del professor Stefani ha scandagliato in questi anni i complessi rapporti tra l'ebraismo e il cristianesimo, tra la fede cristiana e anche il pensiero laico contemporaneo. Quindi a lui lasciamo la parola. E anche qui mi scuso per una presentazione che non rende ragione invece del curriculum di questo nostro relatore, però rinnovo proprio il ringraziamento per aver accolto questo invito e soprattutto condivido l'onore di poterlo avere come nostro relatore. Ora ci mettiamo tutti quanti in ascolto proprio delle sue parole. A lei la parola. Beh, grazie a voi. Io ho operato dei tagli precedenti di cui ho informato chi traduce, ringrazio per il suo lavoro nella speranza di stare nei tempi. E comunque, se no, mi regolo. Dico solo in premessa che toccherò anch'io indirettamente il tema della provvidenza e dell'azione umana. E sottopongo con tutti i benefici d'inventario questa osservazione alla professoressa Calabi, perché la mia ignoranza di Filone non è minore, anzi probabilmente è maggiore di colei che mi ha preceduto, cioè la dottoressa Marchetto. E leggo allunque questa mia relazione un po' ridotta, e anche di solito parlo a braccio, ma insomma i tempi implicano questo. Grazie della pazienza che avrete. Il più classico principio ermeneutico connesso alla lettura delle scritture è che la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Paragonare significa cogliere somiglianze e differenze. Non fa eccezione il raffronto fra i due più celebri interpreti di sogni presenti nella Bibbia ebraica, Giuseppe
Giuseppe e Daniele. Naturalmente del primo i testi di riferimento sono nella Torah scritta, del secondo sono nella terza parte del Tanakh, cioè Kituvim, gli scritti, e in realtà il sogno del re di Babilonia è tra l'altro scritto in aramaico, ma su questo non ci fermiamo. Le analogie tra i due casi sono molteplici. Due re stranieri, il faraone e Nabucodonosor, fanno un sogno. Il loro contenuto riguarda il destino dei rispettivi regni. Lo spirito di tutti e due ne resta turbato. In entrambi i casi, i titolari ufficiali dell'interpretazione non ne vengono a capo. Bisogna perciò rivolgersi a giovani ebrei. Sia Giuseppe sia Daniele affermano che il sogno è decifrato solo per merito di Dio. Le differenze però non sono di poco conto. In Daniele l'immagine della statua, composta di materiali diversi e via via degradanti dalla testa ai piedi, rappresenta una successione di regni ed epoche che alla fine subirà una drastica inversione quando il manufatto sarà colpito da una pietra staccatasi dal monte senza l'intervento umano. Gli orizzonti temporali sono lunghi e il sogno è interpretato all'insegna di una specie di determinismo apocalittico. Così avverrà, senza ombra di dubbio. In Giuseppe il tempo è più breve. I 7 anni di vacche grasse e magre, di spighe piene e vuote, aprono la strada a una risposta attiva. L'interpretazione sfocia in scelte politiche. Il significato del sogno, più che un dato oggettivo, è frutto della sua interpretazione. Vi è però un'altra grande differenza. La storia di Giuseppe comincia con sogni fatti in prima persona dal protagonista, quella di Daniele no. Giuseppe è un sognatore improprio, in quanto è lui che sogna, e interprete di sogni altrui. Daniele svolge solo quest'ultima funzione. I sogni di Giuseppe. La storia di Giuseppe comincia esponendo la predilezione mostrata da Giacobbe per il primo dei due figli da lui partoriti da Rachele. Subito dopo si presentano i due sogni fatti da Giuseppe, il primo quello dei covoni, il secondo quello del sole, della luna e delle 11 stelle. In entrambi i casi il testo biblico non solleva problemi di interpretazione. I destinatari del racconto ne colgono immediatamente la simbologia. Il riferimento ai covoni che si prostrano di fronte a quello di Giuseppe suscita l'odio dei fratelli. Il sole, la luna e le 11 stelle che si inchinano davanti al primo figlio di Rachele innescano il riprovero di Giacobbe. Filone, nel caso dei covoni, afferma che i fratelli erano perspicaci e ne afferrarono subito il senso. In quello degli astri il discorso si fa più articolato. Da un lato Giacobbe tiene gelosamente chiuso il racconto del sogno nel proprio spirito per cercare di comprenderne l'esito. Dall'altro ammonisce severamente il figlio per timore che avesse commesso qualche colpa rispetto alla famiglia. Quanto è temuto attiene comunque all'ambito familiare. Filone non dà mostra di cogliere una difficoltà, peraltro sottaciuta anche dalla Genesi. Alla fine della vicenda, quando i fratelli si troveranno di fronte a Giuseppe ormai viceré d'Egitto, si annota semplicemente, Filone annota, si prostrarono secondo un antico costume, in questo modo diedero conferma ai suoi sogni, con rimando a Genesi 42,6. Il sogno relativo agli astri
contiene però un lato mancante. La luna è riferita alla madre. Rachele però era morta nel dare alla luce Beniamino. Tra la presenza delle 11 stelle e la luna c'è quindi una tensione irrisolta. Lo spirito critico moderno si appella al solito a una pluralità di fonti. Invece in antico si seguiva un diverso discorso e un diverso modo di procedere. L'ermeneutica giudaica, da sempre attenta alle irregolarità di superficie, colse subito la difficoltà. Alla questione furono date risposte diverse. La linea di condotta principale si rivelarono in sostanza due: una concordista e l'altra più libera. Il Midrash nel Bereshit Rabbah, il testo più volte citato dal professor Perani, afferma che dopo la morte di Rachele il suo posto fu preso dalla sua schiava Bilah, che amò Giuseppe come un figlio. Di contro il Talmud registra proprio in riferimento a questo passo l'opinione di Rabbi Berechia, stando al quale anche quando i sogni si realizzano ciò avviene perché solo in parte si realizzano, quindi la realizzazione è sempre parziale. In questo caso vi è una certa aria di indeterminatezza. Filone, al termine del suo scritto, evidenzia una qualità imprescindibile per l'uomo politico classico: la padronanza della retorica. Il primo esempio fornito di questa abilità sta nella capacità di interpretare i sogni. Seguono altre declinazioni più prevedibili: la facilità di eloquio nelle riunioni e la forza di persuasione che ne consegue. La collocazione pubblica dell'azione politica non tocca per definizione la componente personale. Rispetto ai propri sogni, Giuseppe non è dominatore della parola. Sa solo raccontarli e apparentemente lo fa a proprio danno. Pare dunque che non li sappia interpretare. Il termine Dio torna un numero di volte relativamente contenuto in De Josefo. Nella maggior parte dei casi è comunque legato al sogno. In ambito onirico si afferma la certa, anche se non riconosciuta, volontà provvidenziale di Dio. Quanto nello specifico è detto in relazione all'ingratitudine del coppiere del faraone vale a più ampio raggio, dice Filone. Ciò è avvenuto perché Dio, nella sua provvidenza, aveva voluto che gli eventi lieti non derivassero al giovane da un uomo piuttosto che da lui stesso. La frase, intesa in maniera radicale, significa che ci sono sogni che, per realizzarsi, non implicano alcuna azione consapevole innescata dalla loro interpretazione. I fratelli di Giuseppe colgono subito il senso del sogno, tuttavia agiscono esattamente perché esso non si compia, ma proprio operando in questo modo contribuiscono in maniera determinante alla sua realizzazione. Di fronte a questo tipo di eterogenesi dei fini, molti secoli dopo, un filosofo tedesco avrebbe parlato di astuzie della ragione. Proprio come in Hegel, la questione è che il senso degli accadimenti viene conosciuto solo dopo. Se al contrario lo si sa in anticipo, tutto muta. Un conto e se all'interpretazione del sogno segue l'azione, altro conto se la trama si svela solo in seguito. Ecco allora Giuseppe che decifra i sogni, decifrazione dei sogni e politica. Filone propone in modo esplicito un legame tra interpretazione dei sogni e politica.
ma lo fa in relazione a quelli diurni e non già a quelli notturni. Dice, paragrafo 143, poiché dunque la vita è piena di tanto turbamento, disordine e incertezza, l'uomo politico deve farsi avanti nella veste di un saggio interprete di sogni ed analizzare i sogni diurni e i fantasmi di quelli che credono di essere svegli. Tuttavia, quelli del faraone sono esperienze oniriche avute durante il sonno. Esse però, una volta decifrate, danno luogo a una dinamica di natura apertamente politica. Nel caso di Giuseppe è stata l'interpretazione dei sogni del faraone a suscitare il fatto politico. La politica è frutto di una lettura attiva di quanto sta per avvenire. Qui è la comprensione, diciamo, qui è la comprensione a stabilire le modalità dell'azione. Filone mette in bocca a Giuseppe questa frase rivolta al faraone: Dio ti ha preammonito di tutto quanto si accinge a fare nel paese. Naturalmente, gli anni di buoni e cattivi raccolti sono presentati come dati oggettivi. Tuttavia, è solo la spiegazione del sogno a far sì che la sorte dell'Egitto si distingua da quella dei paesi circonvicini. Qui si potrebbe ripetere che tutti i sogni seguono la bocca, che è un principio talmudico che ho saltato. Tutti i sogni dipendono dalla loro interpretazione. Giuseppe è uomo politico perché è lui e non Dio a individuare i modi nei quali occorre agire negli anni dell'abbondanza e in quelli della carestia. Alla fine del racconto, quando si rivolge ai fratelli, afferma che l'azione di Dio ha trasformato in bene i loro malvagi propositi, ma rivendica pure un ruolo per se stesso. Il viceré, anche quando comprende il misterioso agire di Dio, pone ancora un forte accento sulla propria azione. Anzi, è appunto lì che pronuncia il suo io alto e solenne. Io provvederò il sostentamento per voi e per i vostri bambini. Genesi 50:21. Le vacche, siano esse grasse o magre, escono comunque dal Nilo. Il riferimento è pertinente, salto alcuni riferimenti della letteratura egizia perché sennò sfori i tempi, e comunque diciamo che è chiaro che la Bibbia mette Dio al posto del Nilo. Quando dal preannuncio si passa alla messa in pratica, i resoconti biblici non collimano. Ce ne sono due. Il primo è stringato e mite. Il secondo è più ampio e inquietante. Uno si limita ad affermare che Giuseppe ha perso i depositi e vendette il grano agli egiziani e in seguito anche a coloro che provenivano da altri paesi. Filone si attiene a questa prima versione. Il secondo, collocato vari capitoli dopo, tratteggia un quadro ben diverso. Qui si dice che Giuseppe vendette il grano, tuttavia la carestia proseguì e le riserve di grano dei sudditi si esaurirono. Allora venne chiesto loro come contropartita il bestiame. Un anno dopo si fu da capo. Oltre al denaro, ora era venuto a meno anche il bestiame. La gente, pur di vivere, è disposta a essere ridotta in schiavitù e a cedere i propri campi. Giuseppe rifiutò la prima proposta, mentre accolse la seconda. Tutta la terra divenne così proprietà del faraone, salvo il terreno dei sacerdoti. La misura adottata da Giuseppe esprime una concezione statalista di norma estranea alla Bibbia. In proposito si sono fatte varie ipotesi, come
compresa quella di individuare in questa pagina la presenza di una linea antimonarchica attestata anche altrove, per esempio laddove si afferma che il diritto mishpat del re vi consente di requisire campi, vigne e oliveti, o quantomeno di tassarli a favore dei suoi ministri, primo Samuele 8. Tuttavia, vi è anche una interpretazione opposta, secondo la quale il testo biblico vuole far trasparire una certa ammirazione per l'intervento fiscalmente non esagerato, capace di salvare la nazione dal disastro economico. Ed è la linea fatta propria da Thomas Mann, con riferimento anche a Roosevelt, ma su questo non posso dilungarmi. E passo nell'ultima parte a Daniele. Daniele e il sogno di re di Babilonia. In relazione al sogno di re di Babilonia e alla sua interpretazione, Arnaldo Momigliano ha espresso la valutazione generale in base alla quale la storia universale è diventata uno degli elementi più problematici della nostra duplice eredità greca ed ebraica. La successione decadente degli imperi di carattere mondiale e anche il suo schema quadripartito derivano dalla Grecia, ma la pietra messianica che si stacca dal monte, non per mano d'uomo, proviene dal popolo di Israele. Tenendo conto di ciò, Momigliano individua l'autore primitivo di questo testo in un ebreo della seconda metà del III secolo che esprime in forma simbolica la dottrina delle quattro monarchie, reinterpretandolo in senso apocalittico. Il quinto regno sarebbe presto giunto e sarebbe stato quello di Dio. L'idea sarebbe stata poi ripresa e approfondita in epoca maccabaica, secondo secolo avanti l'era volgare. Al di là delle ipotetiche attribuzioni cronologiche relative alla formazione e alla relazione del testo, quanto è importante nell'osservazione di Momigliano è che l'incrocio greco-ebraico, attestato nella cultura giudaico-ellenistica, operasse nella redazione del libro di Daniele. Occorre ora esaminare un po' più da vicino il brano, e voi lo sapete che è quello della statua con i quattro elementi, ma passo subito all'interpretazione. La differenza è che per essere garantito nell'interpretazione, il re Nabucodonosor chiede agli interpreti di raccontargli a loro volta il sogno, non lo svela. Allora, se tu sai capire qual è il sogno, dire qual è il sogno fatto dal sogno, nessuno psicanalista sarebbe in grado di farlo, dal soggetto che è l'autore del sogno che devi interpretare, allora sei nelle condizioni di garantire l'interpretazione, perché sai scoprire che cosa l'altro ha sognato. E allora questo avviene per l'opera di Dio. Ed ecco l'interpretazione che viene data da Daniele al sogno. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Tu sei la testa d'oro, dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Vi sarà poi un quarto regno duro come il ferro, come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita in parte erano di argilla da vasaio e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma avrà la durezza del ferro unita all'argilla. Ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra debole. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra
che tu hai visto staccarsi dal monte non per intervento di una mano. Daniele 2, 38, 45. Ecco allora le conclusioni del mio dire, salto vari problemi interpretativi. Siamo di fronte a un testo capitale per stabilire la grammatica del rapporto tra potere politico e storia messianica. In esso si prospetta una vicenda di decadenza e di successive sostituzioni, rappresentate dalle quattro parti sempre meno nobili della statua. Alla fine però tutto viene bruscamente e repentinamente mutato dall'irrompere della pietra messianica che distrugge il manufatto e genera un'immensa montagna. In questo sogno e nella sua interpretazione sono prospettati sia l'inesorabile decadenza storica, sia un forte senso di alterità legato a quanto irrompe dal di fuori la pietra. La montagna non è frutto di alcuna graduale progressione, al contrario, essa sorge all'improvviso, dopo l'altrettanto repentina distruzione dell'intera statua e non solo dei suoi piedi, le parti cronologicamente più recenti. La pietra distrugge tutta la statua. I vari metalli indicano una successione cronologica, mentre l'impatto provocato dalla pietra muta il senso complessivo di tutta la vicenda. La vicenda è lì simboleggiata. Il fatto che il distacco del masso avvenga senza intervento umano attesta che tutto è già scritto, e che l'azione umana non coopera a determinarne l'esito. Daniele, a differenza di Giuseppe, non è un uomo politico, né la sua interpretazione apre alcun ruolo alla politica. Giuseppe, come interprete dei sogni, è stato letto in chiave politica da Filone. Si tratta di un'opzione che nel Novecento avrebbe trovato vari riscontri, compreso il nostro Thomas Mann. Daniele non consente invece alcuna interpretazione aperta verso un'azione politica che si propone mete specifiche su scala temporale limitata. Nel caso dei sogni, del faraone si tratta di 14 anni. Nel caso di Daniele si tratta di epoche assai più lunghe, storicamente dilatate e politicamente non capaci di essere affrontate. Il sogno del re di Babilonia è interpretabile soltanto in base a una concezione apocalittica complessiva della storia, nella quale l'agire umano non è nelle condizioni di mutare la trama in precedenza già scritta da Dio. In quella di Giuseppe, provvidenza e azione umana negli orizzonti più stretti della politica sono invece più intrecciate. Grazie. E con questo abbiamo quasi finito la giornata, e questa è una buona notizia, senza che ci siano statue che distruggano. Grazie davvero, professor Stefani, grazie davvero, perché ci ha proposto proprio un'indagine di confronto fra queste due figure, molto stimolante, molto profonda, che apre davvero tante chiavi di lettura e di approfondimento. Certamente ha contenuto molto l'intervento, perché come diceva anche nella traccia originale che aveva inviato, c'erano, pensate, altrettante notizie, quindi altrettanti stimoli. Ecco, abbiamo anche qui una decina di minuti, così poi riusciamo a concludere
poco prima delle 19, 10 minuti anche qui per aprire un po' il dialogo con chi lo desidera, desidera fare qualche domanda, chiedere qualche chiarimento o fare qualche sottolineatura. Come sempre, se siamo incisivi e brevi, riusciamo a raccoglierne qualcuna in più. Come sempre, la prenotazione è d'obbligo per poter poi esprimere la propria domanda. Nella successione siamo qui ai piedi di un po' di ferro e un po' di terracotta, siamo la cosa più debole, quindi va bene, siamo da ultimo, va bene. Io a questo punto chiederei una cosa, sfrutterei l'occasione se è possibile. Ovvero sia, se il parallelo che hai tracciato con le teorie dell'alternarsi delle generazioni, così come sono rappresentate in Daniele, penso al mito dell'età, come lo ritroviamo già da Esiodo e poi parzialmente in Virgilio, in altre fonti classiche, mi riferisco al giudizio di Momigliano che hai riportato, se in qualche modo questo tipo di confronto possa essere esteso anche al tema, se te ne sei occupato, dell'interpretazione dei sogni, della lettura, del sogno addirittura, come hai detto, del dover indovinare prima che venga rivelato il sogno che è stato fatto, se anche questo in qualche modo può essere un elemento di confronto e possa essere allargato ad una dimensione, diciamo così, più mediterranea. Non saprei rispondere nell'orizzonte del comparativistico, di religionistico. In linea di massima mi pare che il punto chiave sia questo, come orizzonte, diciamo, di tipo interpretativo ermeneutico. Qual è l'importanza dell'interpretazione rispetto all'azione? Da un lato, noi sappiamo, appunto, io avevo fatto un passaggio e adesso lo rispiego per cercare di argomentare un attimo nella massima sintesi. Avevo fatto questa allusione, sogni sogno alla bocca, per un passo Talmudico che poi non ho citato, e lì la questione è questa, che uno dice ha fatto un sogno, poi va a farlo, se lo interpretare da 24 dotti, tutti questi danno un'interpretazione diversa. E fin qui siamo tranquilli. Cioè, vabbè, uno va a tutti i psicanalisti, la chiosa talmudica è: ma tutti si realizzarono. Allora, cosa vuol dire che tutti si realizzarono? Che se tu ti lasci guidare dall'interpretazione, questo si realizza. Questo è un versante. Altro versante invece è il sogno come modo di rivelazione di natura, diciamo apocalittica per intenderci in sintesi, dove invece è soltanto una previsione di quanto è già stabilito in alto, no, tra l'altro che essere preannunciato, ma non c'è una, quindi i tempi sono, i problemi dei tempi sono problemi fondamentali. Giuseppe appunto opera su 7 anni e 7 anni, e l'orizzonte danielico è quello dei grandi imperi mondiali dell'epoca e della successione. La storia di interpretazione appunto è poi: c'è il sistema siriaco, c'è il sistema romano, c'è il sistema greco-siriaco, che sono un po' varianti del sistema romano che dominò per tanto tempo, perché il problema è quello di sapere se queste grandi epoche, la successione, decadenze, sono
legate al solo passato, quindi vaticinio post-evento, o hanno un'apertura al futuro? Ora, siccome la lettura cristiana, adesso non è un'altra domanda, stringo, ma non è proprio la risposta alla questione. La questione romana, la lettura cristiana dice che la pietra staccata senza mano d'uomo è evidentemente allusione cristologica. Allora, è già tutto finito lì o c'è una futura profezia? Il sistema romano che fa prolungare l'impero dopo diventa un'apertura al futuro, diciamo. Quindi, sono stato confuso, ma chiudo ricapitolando rapidissimamente. Un conto è, e questo vale in tutte le aree, insomma, che se il sogno e l'interpretazione del sogno serve a indicare un'azione che tu o qualcuno o qualche ambito individuale o collettivo può mettere in pratica, un conto invece se è una area così vasta e che solo il piano superiore, il piano divino può prevedere, e comunque quindi l'inevitabilità della decadenza, che ovviamente è una quiclosis classica, ma con l'innesto invece dell'irruzione della pietra dal di fuori, che fa creare una realtà messianica, come altro si possa chiamare, tutto diversa, che è appunto un'interruzione di quel tipo di storia. Quindi da un lato è politica, dall'altro è come dire teologia della storia, se volessimo usare queste categorie. Bene, grazie per questo ulteriore approfondimento che ci ha offerto, che va ad arricchire, o meglio, va ad aggiungersi al già ricco, alla già ricca relazione che ci ha offerto poc'anzi. E sono già le 18:50 quasi, quindi direi che possiamo concludere questa sessione. E non so se c'era qualche altra domanda, qualche altra prenotazione, se no passiamo alla conclusione direttamente. Uno spettatore che si è prenotato. Ok. Blai, credo si pronunci. Ok. Deve attivare. Ok, perfetto. Sì, ho già fatto. Grazie. Io vorrei chiedere al professore se Giuseppe ha avuto un'istruzione politica per essere, diciamo, no, così bravo per no, guidare il popolo in quella situazione difficile, no, di siccità, e poi se ha avuto istruzioni per interpretare i sogni, ha avuto parte di qualche scuola, diciamo, privata, così, nella sua gioventù. Diciamo, la seconda, stando alla narrazione, non possiamo che rimanere come alla narrazione dei suoi commenti, non possiamo andare al di là di questo, ovviamente. Dietro il racconto non c'è nulla da noi raggiungibile. Stando alla narrazione, per quel che riguarda la seconda domanda, io ho cercato di avanzare questa ipotesi. Giuseppe non sa interpretare il proprio sogno, i propri sogni. Non sa interpretarli perché li racconta, esattamente perché li racconta. E li racconta a proprio danno. E gli altri lo capiscono subito. E quindi non direi che appunto sia una scuola. Questo vuole dire che quando lo interpreta nel racconto, come dice peraltro sia il testo sia i commenti, è guidato da Dio, è Dio che li fa interpretare, perché appunto lui è, come dire, ha dimostrato, lui sognatore, la sua inadeguatezza a interpretare i propri sogni. Questa è l'ipotesi che mi pare di poter proporre, insomma, con qualche fondamento. Invece per quanto riguarda l'azione politica, cioè l'azione che dipende dall'interpretazione dei sogni, ecco, qui c'è, se appunto ci sono delle variazioni, ci sono due correnti all'interno stesso dei vari capitoli della Genesi diverse. Una
come dire, più filantropica, se volessi dire questa parola inadeguata, ma si capisce, e l'altra più statalista. E quindi una che dice, ma bene, accumuliamo e ridistribuiamo, in cui lo Stato è uno Stato, sì, che interviene, ma non, diciamo, arricchisce in proprio il proprio potere. L'altro invece è uno Stato che attraverso l'aiuto afferma se stesso, prende in possesso dei terreni, salvo quelli dei sacerdoti che hanno una, appunto un'altra classe, che è una forma di tassazione del 20% che era abbastanza moderata nel vicino Oriente antico, ma comunque c'è una concezione, diciamo, di tipo statalista. Allora, quale dei due è, diciamo, ipoteticamente il vero Giuseppe? Dove ha imparato a fare la politica? È chiaro che qui siamo in una situazione di creazione di un discorso di tipo diasporico, cioè la comunità ebraica che, come direbbe Geremia nella sua lettera, cerca lo shalom del paese, perché dal suo benessere dipende il proprio. C'è questa idea di una collaborazione in questo senso, di questa dinamica diasporica, che appunto sarà poi contraria a quella che il faraone, che non l'ha conosciuto Giuseppe, innesca all'inizio del libro dell'Esodo. Non a caso si comincia così. Il faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, quindi si rompe questa forma di modello collaborativo. Bene, grazie anche a questa ultima sollecitazione, a cui è seguita anche qui una risposta ben articolata, chiara, anche qui altre stimoli che ci sono stati dati, ci sono aggiunti. E quindi a questo punto io passerei proprio ai saluti, cioè alla conclusione di questa prima sessione, una sessione molto ricca e molto profonda. Non possiamo concluderla però senza dei giusti e dovuti ringraziamenti, prima di tutto a quanti hanno lavorato dietro le quinte perché tutto potesse svolgersi al meglio, quindi chi ha gestito tutta la parte tecnica, giù alla Gregoriana, quanti hanno operato per la traduzione simultanea degli interventi e quindi perché hanno reso fruibile e comprensibile a tutti la ricchezza di questo pomeriggio. Un grazie anche al professor Gargiulo perché con prontezza e rapidità ha preso in mano la situazione all'inizio per i miei problemi tecnici di connessione, e anche a tutta la segreteria ISR qui di Rimini, che poi ha fatto in modo che non li avessi più per il proseguio del pomeriggio. Un grande grazie ai nostri quattro relatori, Ludovica De Luca, Mauro Perani, Valentina Marchetto e Piero Stefani, che ci hanno offerto gli stimoli ricchissimi attorno alla figura di Filone, alla figura e all'opera di Filone, quindi tutti stimoli per approfondire personalmente una figura così poliedrica come quella di Filone. Ma un grazie va anche a tutti voi che vi siete collegati, ci avete seguito con fedeltà per tutto il tempo, perché siamo andati da un picco di 203-204 collegamenti a 178 che sono più o meno in questo momento. Quindi l'appuntamento ora è per domani, per la seconda sessione, che comincerà alle ore 16. Non alle 15.30 come oggi, ma alle ore 16, come è espresso nel programma. Il link di collegamento non è quello di oggi, non è quello che avete utilizzato oggi, è un altro che è già stato inviato a tutti gli iscritti al convegno. Ecco,
Penso di non aver dimenticato nulla, quindi davvero una buona serata a tutti e appuntamento a domani per approfondire la figura di Filone aprendo il campo sul dialogo interreligioso. Buona serata a tutti.